sono le case di spiaggia. Sono così alzate così perché ci sta il mare da dietro. Che spiaggia sta laggiù? Sono alzate così perché c'è il mare da dietro e per non cioè se ci sta un uragano o qualche cosa non si come si dice inguina, no? Non si? Inguinano, flood. Inquinano non significa niente, cioè significa il mare inquinato, il mare sporco. Ups, no, non mare sporco. Si flood, non si flood. Non galleggia. Esatto. E perché qua, sai, gli uragani vengono... Uragano. Uragano con la G. Veramente? Sì, uragano con la G. Sono con l'uragano? No. Sai, non le buttano giù queste case. E adesso siamo arrivati a Nag's Head in North Carolina. Questa è la nostra vista dal nostro balcone. L'oceano Atlantico. E sotto c'è la piscina. Ciao a tutti. Siamo in North Carolina oggi, in questo posto che si chiama? Nag's Head. No, è il ristorante. Ah. Vabbè. Sam and Odie. Eh? Sam e Odie. Quello là? Abbiamo ordinato, stiamo aspettando che ci arriva la cena. Intanto stiamo mangiando gli onion rings, le cipolle fritte. Le ho provate tante, onestamente, sono le più buone che abbiamo provato. Da 1 a 10, 9. Buonissimo. Oh no. All right. Then I get started. Oh, that thing was gonna get you. Here's another one. That thing's churning. Then I get started. Stop! Viene presa a te. Alright, lascia stare, mo. Vuole essere in santa pace. She wants to be in peace. Leave him alone, Danica. Lascialo. Muoviti. Danica, muoviti. Ready to fight. He got his dukes up. He hides like that, see? Nobody can see it. And then when you walk, they'll be running away. So let's see. Let's see if we can see it. Oh, look at this! Look at this! Look what I found! Oh, it's the claw. Dietro di noi abbiamo un lighthouse. Yahoo! Sacco di vento? Yeah. Bello però, se non moriamo. Però ci stanno come 100 scale. Sì. O di più. E allora non andiamo, però persone possono andare. Cos'altro? Eppure è $10 a persona e $5 per bambini. A tutti 10. Ok. Stiamo a Wright Brothers Memorial qua sopra. E ci sta la fontana anche per i cani. Spiega cos'è. Ah, scusami. I Wright Brothers sarebbero quelli che hanno fatto il primo volo con l'aereo. E stiamo qui a Kildevil Hills in North Carolina. E stiamo vedendo il memorial loro. Adesso stiamo al memorial dei Wright Brothers. Se ci pensate, tutti gli aerei che prendiamo adesso, qua è cominciato. Tu ecco, di questo è quello. Wilbur e Orbit, i nomi brutti, mamma mia. Lo so. Sara e Danica stanno adesso sull'aereo, la replica dell'aereo, il primo aereo che hanno fatto
i Wright Brothers. Infatti ecco, non vedi sta qua. Stiamo andando sul monster truck. Non aver paura, Dani Cuzzi. Cintura di sicurezza. Vuoi stare a fianco a me? Non prendere in giro il mio italiano. La gita sul monster truck. La gita su queste cose che non sembrano alti adesso, però sono alti. Nessuno è caduto di quello. Abbiamo appena finito di fare questo. Vai. L'asciugamani è... Mi lascio le mani, Dani. Dani, che muoviti. Che stare deve... La prima volta che Sara fa bowling. Oh! Wow. Non male! Oh mamma mia, alcuni! Vabbè, aspetta la palla che viene! Sai il vento! Sei cattivissima! Direttamente dall'America! E quella che fa una doc di Napoli proprio! La sa tutta, oh. Stiamo da Panera Bread e Sara si sta ordinando il suo cibo dal kiosk qui, che poi dopo si prende la
una cosa là a fianco che la portiamo al tavolo, poi vi facciamo vedere. E questo qui è dentro. Si può anche ordinare con la cassiera, però abbiamo deciso di ordinarlo facendo questo. Ora sta scegliendo il suo insalata a melone. Poi comunque dopo che abbiamo ordinato, questo lo prendiamo, lo portiamo a qualsiasi tavolo che scegliamo e loro ci trovano col cibo tramite un GPS sul tavolo. Hanno appena portato il cibo. Sara c'ha, come vi ho detto prima, l'insalata con il melone e un panino con avocado, cucumbers, cose così. Io ho preso il panino italiano con il salame e macaroni and cheese. Buono. Entrare questo posto, che si chiama Buffalo Wild Wings. Sara stava dicendo che quello è bello di là. Oh yeah, occhi blu. Comunque stiamo per entrare Buffalo Wild Wings, dove stanno tutte le alette di pollo. Ma vediamo. Esco e vedo uno là, uno l'ha visto sempre. Ok, diglielo alla camera. Sto dicendo che in Italia è raro che ci sono bei ragazzi come piacciono a me. Quando dove mi giro ce ne sta uno là dietro. Ce n'è un'altra volta in parte, tutti belli, non c'era uno brutto. Non ce la fa. Buono. Vabbè, qua stiamo. Oh. Sarà su camera. Ok, qua siamo in un sports bar ristorante dove ci sono ovviamente tutti gli schermi in tutto il ristorante. E poi tu. Ci sono i tablet che ti fanno usare durante il periodo che stai qui. Danica, che stai giocando? Carte, ottimo. Per primo, le prime cose arrivate sono le mozzarella sticks e il dip. Oh, all right, yeah. Danica, è appena arrivato il suo cibo. Cosa hai, Danica? Il condomino, ci stanno 5. Ci stanno 5 con... All right. Andiamo a Sara che ha avuto due tipi di salse per il suo pollo. Che tipi di salsa ti ricordi quello che allora, hai preso? Io ho preso spicy garlic, che sarebbe piccante con cipolla. E poi quest'altra... Aglio. Ah, aglio, scusate. Quest'altra è honey mustard, tipo... Senape. Io invece ho preso il parmesan garlic qui, parmigiano aglio. E il honey barbecue. Yum yum. Mi mangio con la forchetta. Veramente? Sì, ah vabbè, tu non hai preso senza cosa, esatto. E c'ho le mani nuove, non posso. Vabbè, allora aspettiamo la prima reazione. Ah? Ah, la prima reazione? La forte. Yeah. Mm-hmm. L'ha messo pure nel ranch. Proprio. Ho solo leccato un pochino. Stava su giallo. O stava su rosso. Stava su giallo. E quello sulla lista non era nemmeno rosso. Che vanno dal verde al...